Ciao a tutti amici di Update Review, oggi vi volevo parlare del gioco Burn It All. In questo gioco noi dovremo andare a controllare una fiammella, diciamo, che dovrà andare a bruciare tutte le corde, tutti gli elementi presenti nella schermata di gioco per poter passare al livello successivo. Ovviamente avremo un tempo e quindi diciamo, bisognerà riuscire a bruciare tutte le corde nel minor tempo possibile senza appunto farlo scadere, se no bisognerà rifare il livello. Attiviamo l'audio e andiamo subito a vedere come si gioca. Allora, vediamo subito che abbiamo dei vari mondi. Adesso sono arrivato fino al mondo 2, però come vedete se abbiamo anche il mondo 3, mondo 4 e poi la scritta Coming Soon, quindi con ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti altri mondi. Andiamo subito al mondo 1, così vi faccio vedere un po' le dinamiche di gioco. Ok, in pratica noi avremo questa fiammella che dovremo muoverla e portarla all'inizio, questa rossa, dobbiamo portarla all'inizio di una corda per iniziare a bruciarla. Una volta che abbiamo toccato l'inizio della corda, la fiammella ritornerà automaticamente al vulcano dove si andrà a caricare e poi, come si è visto in un secondo, adesso vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Si ricaricherà e quindi poi potremo riutilizzarla. Come vedete adesso si sta caricando ed adesso è pronta. E quindi andremo cioè, potremo andarla a riutilizzare. Ok, andiamo sul livello successivo. Adesso qui in basso a sinistra vedremo anche il tempo. In pratica avremo una barra che scorrerà lungo questa ruota e praticamente in corrispondenza di ogni barrettina bianca andremo a eliminare una gemma. Ovviamente più gemme avremo, al massimo sono 3, più punti faremo. Quindi se noi riusciremo a bruciare tutta la corda prima che arrivi alla prima barretta avremo un punteggio con 3 gemme. Se invece la corda andrà a bruciarsi superando quelle barrette, allora collezioneremo un numero minore di gemme. Ma ho sbagliato, premuto retry. Ok, questo è diciamo come si gioca. Poi ovviamente andando avanti nei livelli, adesso vi faccio vedere magari altri livelli, andremo ad aggiungere degli elementi in più. Per esempio, qui abbiamo dei vulcani, dei geyser che andranno a sparare del gas. Questo gas sarà infiammabile e quindi ci farà fare una fiammata, però attenzione che una volta che andiamo a toccare il gas, la fiammella ritornerà sul vulcano, quindi in questo caso per esempio saranno un ostacolo per arrivare alla fine. Inoltre qua sopra a sinistra ci saranno delle goccioline d'acqua che cadranno e potranno andare a spegnere la nostra fiamma, quindi per esempio adesso bisogna fare così e come vedete ci sono queste goccette d'acqua che da evitare perché se noi adesso per esempio ci ha toccato e quindi siamo tornati all'inizio. Ok, adesso vediamo se riesco. Ok, come vedete intanto il tempo sta passando, anzi abbiamo quasi finito, quindi fra un po' faremo game over e adesso che è arrivato quasi alla fine abbiamo bruciato praticamente tutti e 3 i cristalli. In caso il tempo finisse bisognerà ricominciare il livello da capo. Ok, poi in altri livelli, adesso vediamo se riesco a farvi vedere, se adesso non mi ricordo se era in questo, troveremo anche altri tipi di corde. Ecco qua, per esempio, abbiamo la corda rossa che brucerà in un tempo molto più lungo, invece la corda azzurra brucerà molto più velocemente, quindi bisognerà anche gestirsi su quali corde bruciare per prima, appunto per ottimizzare il tempo. Infine avremo questi pipistrelli, penso siano pipistrelli, che dovremo andare a bruciare anche questi per completare il livello. Adesso non volevo farvi vedere questo, volevo farvi un attimo una panoramica veloce anche, ho sbagliato, anche del secondo mondo, perché ci saranno ovviamente delle novità. Infatti, se con il fuocherello giallo noi potevamo bruciare
solamente all'inizio di una corda, quindi c'è lo stoppino, diciamo, con il fuoco blu noi possiamo bruciare in qualsiasi punto della corda. In questo caso abbiamo un livello con solo del legno, che quindi potremo andare a bruciare in giro. Adesso la sto bruciando da solo, quindi diciamo sarà un po' più potente la fiamma blu, perché appunto, vediamo se riesco a farvi vedere un livello con le corde. Potremo bruciare la corda in qualsiasi punto, quindi per esempio come vedete qua non servirà iniziare ad uno stoppino, ma potremo appunto cominciare da dove vogliamo. Però il difetto di questa fiamma blu è che ci mette molto più tempo a caricare. Quindi, una volta che io ho bruciato qualcosa, il tempo di ricarica è maggiore. E quindi bisognerà comunque anche in questo caso gestirsi al meglio. Bene. Devo dire che comunque è un gioco divertente perché i livelli sono molti e ogni volta si aggiunge qualche cosa di nuovo. Devo dire anche che non è troppo semplice perché andando avanti nei livelli veramente bisognerà scegliere una buona strategia per riuscire a bruciare tutte le corde, tutti gli oggetti nel minor tempo possibile, e comunque in alcuni livelli è anche difficile bruciare proprio tutte le cose nel tempo che ci viene dato. Quindi a mio parere è un buonissimo passatempo, un ottimo gioco, ovviamente non a livelli eccelsi, però comunque un passatempo che assolutamente consiglio. Come vedete abbiamo anche la condivisione dei punteggi e degli achievement con Game Center o OpenFaint. E infine vabbè, abbiamo le classiche opzioni dove possiamo andare a modificare musica e sonoro. Bene. E detto questo, ripeto, io lo consiglio caldamente, io vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione. Ciao!